A Leonardo Petruzzi, Angolani e Amiternina si affrontano per la 29esima giornata del campionato di eccellenza. Punti pesanti in palio per l'obiettivo salvezza, rincorsa da entrambe le compagini. Per centrare il bersaglio, mister De Eugenio si affida al 4-3-3 con Diaye e Ruggeri ai lati di Bizzarri. Sul versante opposto il tecnico Angelone arriva con gli uomini contati, a pesare sul groppone anche la stanchezza accumulata in Coppa Italia. Nel 3-5-2 spazio a Facecchi e De Michele con Alfonsi che parte dalla panchina. Dirige l'incontro il signor Leone di Avezzano, coadiuvato da Bosco e Mascitelli. Match che stenta a decollare per tutto il primo tempo, con i padroni di casa più propositivi. Al quinto minuto ci prova Malocu, ma al suo tiro termina debole tra i guantoni di Rossetti. Dopo soli 7 minuti è Bizzarri a provarci, ma la sua girata sorvola la traversa. Traccia di Amiternina alla mezz'ora con Tuzzi che si coordina bene ma abbatte e respinge ed evita il peggio. Ancora locali a rendersi protagonista al 35esimo, ma Natale calcia flebile in porta. Chiudono in avanti gli aquilani che al 42esimo sfruttano un calcio di punizione. La palla arriva a Carbone che prova a finalizzare, ma il guardaline alza la bandierina. Si va a riposo sullo 0-0. L'intervallo sembra aver riordinato le idee dei ragazzi di De Eugenio, che partono subito in avanti. Dopo soli 120 secondi è Ndiaye a provarci, ma il suo tentativo termina sull'esterno della rete. Due giri di lancette dopo, proteste sugli spalti per questo intervento e danni di Bizzarri, ma per il direttore di gara è tutto regolare. Superato il quarto d'ora, su un corner Pompei stacca più in alto di tutti, ma non inquadra lo specchio della porta. È il preludio al gol che arriva 5 minuti dopo. Ndiaye dal lato corto dell'area di rigore lascia partire un tiro cross che beffa Rossetti, gonfia la rete per l'1-0. Ottava rete stagionale per l'attaccante ex Nerostellati, che raccoglie gli entusiasmi dell'intera panchina. Reiterate proteste per gli ospiti che recriminano la regolarità dell'azione. A farne le spese è il tecnico Angelone, che viene allontanato dal campo. Alla mezz'ora Bizzarri crea i presupposti giusti per chiudere il match, ma sbaglia l'ultimo passaggio. L'Amiternina prova a cercare il pari e chiude in avanti con un colpo di testa di De Michele, che però termina al lato. Finale a nervi tesi con Alfonsi, che riceve un rosso diretto per qualche parolina di troppo. Finisce così, con 3 punti preziosi che avvicinano l'Angolana alla salvezza matematica a discapito di una Amiternina che resta penultima e vede la speranza salvezza sempre più lontana. Le interviste di Mattia D'Achille. Dopo 2 sconfitte era importantissimo muovere la classifica. Abbiamo fatto, secondo me abbiamo fatto una discreta partita. Chiaramente stiamo recuperando delle persone per noi importanti e quindi oggi è rientrato Pompei, sta rientrando Gianmarino, è rientrato Nepa. Per noi che abbiamo una rosa risicata è importantissimo recuperare questi giocatori. Quindi sono contento per i punti e per il fatto che stiamo recuperando questi giocatori e ci andiamo a giocare le ultime 5 partite al massimo. L'appello che vorrei farlo appunto alla federazione e al presidente degli arbitri, che le cose che io vedo, le cose che sto vedendo sono inaudite. Oggi il gol è un fuorigioco netto, gli arbitri sono incapaci, tutti quanti incapaci, sono presuntuosi, sono maleducati e voglio dire, mi rimane anche difficile esprimermi in tal senso su dei ragazzi che probabilmente hanno tanto da imparare, però siamo in una fase del campionato dove gli arbitraggi diventano determinanti e non si può essere penalizzati in questo modo e perdere una partita per un gol in fuorigioco netto visto da tutti, addirittura anche dagli avversari. La squadra avversaria ha confermato che era fuorigioco, l'arbitro ha confermato che era fuorigioco, però non l'ha fischiato. Io non riesco a capirlo. Ecco, adesso sta arrivando il commissario, io spero che lo richiami al dovere, perché insomma quello che ho visto quest'anno con gli arbitraggi è veramente una cosa inaudita.